Ah, già, ha avuto modo di lavorare con loro. E per cosa è qui oggi? Sì, beh, vede, credo che debba ripassare perché, appunto, come può vedere oggi, le mie sorelle non ci sono. Sì, hanno pensato bene di andare a fare del rifornimento di cose che a loro servono qui dentro. E io non volevo assolutamente, ma mie sorelle le hanno parlato di me? E che cos'è che le avrebbero detto? Possiamo darci del tu. Vedo che già ci conosciamo, no? Vuoi sapere come hanno fatto a convincermi a stare qui dentro? Mi hanno promesso che se fossi stata qui per un giorno o due non mi avrebbero cercata, contattata, messaggiata, qualsiasi altra cosa per 3 settimane. Davanti a 3 settimane di pura pace, relax e solitudine, non ho saputo dire di no. Beh, mia zia sostiene che anche io ho un lato umano, ma conosce anche la zia. Ma scusa, chi sei tu? Avanti. Puoi dirmi come mai sei qui? Nello specifico. Le scorse volte. Sei qui, non vedo perché non procedere, no? Ti hanno già spiegato qual è il mio campo, visto che sembri conoscere tante cose di me. Esatto, il pendolo. È così come la vedi, è trasparente, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non c'è niente che non vedi. Ma se sai dove guardare e come connetterti, potrai vedere immagino se hai già lavorato
chiediamo un compenso economico. Beh, se lo sai già, siamo già un passo avanti. Il mio prezzo riesco ad aggiungere un elemento alla mia schiera di schiavi personali. Non è una brutta cosa essere degli schiavi, fidati di me. Lo troveresti molto divertente e ludico. Interessante. No. Mi dispiace. Non posso aiutarti allora. Torna quando torneranno le mie sorelle. Ho dimenticato di dirti quando tornano. Non me lo ricordo. Ciao. Ci deve essere un altro modo. Siete tutti così. Ok. Dal momento che hai già avuto a che fare con le mie sorelle, quindi conosci anche mia zia e quindi possiamo quasi dire che sei di famiglia. Ti propongo un piccolo scambio energetico. Che ne dici? Io consulterò per te la mia sfera di cristallo al termine della consultazione, dopo che ti avrò detto cosa ti attende in merito a quello che tu vuoi sapere. Mi lascerai un attimo connettere con il tuo io interiore e mi lascerai prelevare l'energia. Faremo una sorta di scambio, anzi sarà anche interessante per te, perché per un paio d'ore, dopo aver assunto un po' della mia energia, ti sentirai frizzante, quindi in un certo qual modo ci guadagniamo tutte e due. Quindi qual è la tua risposta? Comodamente possibile e socchiudi leggermente gli occhi o chiudili del tutto e fai tre bei respiri profondi. Comodo? Ok, respira con me. Adesso quello che devi fare è appoggiare le mani qui sul tavolo di fronte a te e pensare intensamente ad occhi chiusi o anche aperti, come preferisci in realtà, alla tua domanda. Nello specifico deve essere una domanda diretta, non troppo vaga. Ad esempio, domani pioverà, piuttosto che sarà brutto tempo durante questa settimana. Capisci cosa intendo? L'esempio del maltempo con voi funziona sempre. Sì, in questo.
questo modo io mi sintonizzerò con te e potrò osservare nella mia sfera le risposte alle tue domande. Sei pronto? Bene. La risposta più semplice a quello che stai chiedendo è: succederà prima di quanto pensi. Esattamente, la tua situazione al momento ti sembra in stallo, in forte stallo, ma non lasciarti ingannare. Persona in particolare che ti fa sentire in questo modo, magari non te ne rendi conto che è proprio quella persona, ma nella tua mente, nel tuo subconscio, senti che c'è qualcuno che ti blocca, che blocca la tua strada, che non ti permette di andare avanti anche emotivamente. Quella persona per te non sarà più un problema. Te ne accorgerai improvvisamente quando prenderai più coscienza di te. Come farai a prendere più coscienza di te? Questa è un'altra domanda. Per prendere più coscienza di te, ti consiglio un po' di meditazione tutti i giorni. Lo puoi fare la sera prima di andare a dormire. Lo puoi fare al mattino. Nessuno e che sia solo. E ripeti a te stesso: io sono io. Io sono io. Io sono io. E solo io sono artefice del mio destino. Dopodiché, quello che puoi fare è riempire una piccola bottiglietta di salvia con della turmalina. Tutto questo farà in modo che la tua aura sia protetta e la turmalina assorbirà le negatività. Comunque, vedo proprio che quello che tu desideri, che quello che tu ritieni il punto focale della tua esistenza, non è così distante dall'avverarsi. Succederà prima di quanto credi. Gli ostacoli che incontrerai forse potranno sembrarti difficili, quasi insormontabili, ma ti assicuro che sono solo delle prove che ti troverai davanti proprio perché sei forte e quindi in grado di superare queste prove. Non te ne renderai conto subito e probabilmente non ti renderai neanche conto che quella è una prova per arrivare dove devi. Ma fidati, sarà meno doloroso di quello che credi. Meno doloroso di essere un mio schiavo, sicuramente. Quindi, preparati. Lascia che il tutto scorra. Tutto scorra. Che tutto scorra. Non ti lasciare intimidire da niente e da nessuno, ricordatelo. Se posso darti un termine massimo, non dovrei, ma al massimo un anno. Al massimo un anno inizierei a vedere che le cose stanno cambiando, i primi cambiamenti, che poi saranno sempre più rapidi. E quindi, da quei primi cambiamenti in poi, non dovrei attendere molto. Da lì poi sarà tutto. Soddisfatto di questa risposta.
togliere le mani dal tavolo e possiamo passare al nostro piccolo pagamento. Ok, poggia la schiena allo schienale. Iniziare, cosa ne pensi? Vuoi sapere cosa devi fare? Te lo spiego subito. Tutto quello che devi fare è poggiare il palmo della tua mano sul mio amico qui. Vedi dove c'è questo simbolo? Il palmo della tua mano deve essere esattamente sopra a questo simbolo. Così, in questo modo. Io posizionerò le mani lateralmente e non dovrei fare altro, non sentirei assolutamente nulla. Niente di niente di niente di niente di niente. Allora, sei pronto? Un favore da chiederti: se mai dovessi tornare o rivedere le mie sorelle, potresti dire loro come ti sei sentito nelle ore successive a questo piccolo esperimento? Tanto mi chiamano sempre, lo farò dire da loro. Sono sempre curiosa. Spero che il mio aiuto sia stato sufficiente e provvidenziale. Non credo di avere altro da dirti. Vuoi chiedermi qualcos'altro? Mi sento buona in questo momento. Bisogno di stare troppo a parlare, come dicono sempre loro, la gente deve sempre convincermi allo stremo. Non è andato così male, che dici? Bene, allora a me più rivederci. Ok, arrivederci, a presto, torno presto a trovarci quando non ci sono. Grazie.